Sì. Allora leggo una lettera che ha scritto Emanuela per il suo papà Arturo. Carissimo papà, che dire? Se penso a te, penso al vecchio saggio elfo, a Barbardone, o soprattutto al maestro Yoda, perché più che un papà sei stato un amico saggio, un cavaliere pronto a difendermi dal mondo senza armatura o spada. Hai fatto lo scudo col tuo corpo e mi hai insegnato che lo schifo esiste anche nei posti dove ti senti al sicuro. Mi mancherà il papà che alle 8, 12 e alle 21 mi scriveva «Come va, piccola?». Mi mancherà l'amico che nei momenti di difficoltà mi faceva ragionare, vedere le cose sotto altri punti di vista. Per me eri la stella polare, mi guidavi con le tue parole per non perdere la rotta. E quando l'ho persa, a tuo modo, mi hai fatto capire che ero finita catturata tra i canti delle sirene. Non me ne lasciavi cadere uno. Per molti anni noi non abbiamo avuto un rapporto. Io troppo piccola, tu sempre al lavoro. Avevamo deciso di scriverci, avevamo un nostro quaderno, ci scrivevamo spesso e pian piano. Abbiamo iniziato a parlare e da lì è nato il nostro rapporto speciale. Inutile ricordarti che per me eri Dio, invincibile e indistruttibile. Eri la persona che mi proteggeva, ma che mi faceva notare gli errori e mi insegnava a correggerli. E ad oggi, anche se in modo imperfetto, so cosa vuol dire amare, grazie a te. L'abbiamo imparato insieme, far cadere le barriere di protezione e provare emozioni. Devo dire che in questo mi hai battuto. Io ancora faccio fatica a lasciarmi andare, ma tu mi hai dato un grande esempio, come sempre, e in questi giorni ne ho avuto la conferma. Papi, se penso a te, ho solo ricordi meravigliosi che ripercorreremo insieme per sempre e grandi insegnamenti, ma ci si accorge sempre troppo tardi di certe cose. Posso dire con fierezza di aver avuto un papà forte fino alla fine, che è riuscito a svegliarsi per salutarmi e dirmi che mi voleva bene. Un grande leone, fino alla fine. Chapeau. Come ultima cosa, posso dirti che ti voglio bene, che mi mancano i tuoi abbracci, le tue carezze, che avevano la capacità di rilassarmi. Papà mi manca in un modo che non credevo possibile. Qualunque cosa io provi a scrivere in così poche rime non sarà mai sufficiente, nemmeno lontanamente, a rendere l'idea della persona meravigliosa che sei stata e dei sentimenti che nutro per te. Ma tu lo sai e sicuramente, ovunque sarai, ora capirai. So che un giorno ci rincontreremo. Chissà cosa sta combinando ora. Ciao Yoda, shine on your crazy diamond. Tua figlia, Emanuela.